Ciao ragazzi, come state? Oggi ho acquistato due Low Surprise Minis serie 1 e sono quei pets mini super super adorabili. In Italia penso che stiano uscendo da poco perché sinceramente non li avevo ancora mai visti in nessun negozio e li ho trovati su Amazon. Vi lascio giù il link di affiliazione e penso che questa sia la serie mini più carina che abbiano fatto finora, anche perché quelle delle OMG non mi fanno impazzire. Questa la trovo veramente super chicca proprio. Vabbè, allora andiamo subito ad aprirli perché sono super curiosissima di scoprire il contenuto, insomma che animaletto troverò. E veramente li trovo troppo troppo belli questi e mi piacerebbe sinceramente fare tutta la serie di questi perché li trovo veramente bellissimi. Inoltre se si trova insomma tutti i pezzi si riesce anche a costruire la mini casa delle LOL, quindi veramente wow. Allora abbiamo aperto i primi due strati e c'è questa ball di questo verde acqua che wow. Allora vediamo un attimino. Abbiamo il pavimento, questo si spoilerà quindi non lo sto a guardare. Qua c'è il muro, però sinceramente questa parte qua, allora io ne avevo già preso uno se avete visto il video, però sinceramente questa parte qua non mi fa impazzire, infatti non la sto tenendo. Sto tenendo appunto i pezzettini per creare la casa e il pezzo di per sé. Questo abbiamo un mini stand, guardate che piccolo. Poi abbiamo la check, allora vediamo la check, ve la faccio subito vedere. Ecco qua, allora si chiama LOL Surprise Minis Mini. Abbiamo sempre la divisione di popolari, rari e ultra rari, cioè Squizzy, Burr e Bitsy, che sono i Pretty Poos. Poi Soup, Snooze e Sniff, che sono i Team Snaggles. Nibbles, Rawr e Scratch, che sono la Snack Time Crew. E poi abbiamo i Lil Loungers, che sono Fluff, Cheese, Scratch e Grease. I Paito Pals, con Feeders, Powder e Crunch. E finiamo con i Butt Bunch, con Squeaky e Smooch. Io ne ho trovato uno, ma oh, ragazzi veramente non mi ricordo adesso qual è. E anzi guardate, lo prendo subito perché l'ho appena visto nella vetrinetta. Eccolo qua. Ed è lui. Che carino, no, l'adoro, bellissimo. Allora è lui che è, o lei, che è Squeaky. E ora andiamo a scoprire chi troverò questa volta. Allora, qui abbiamo l'altro pezzo della casa. Ok. Che si è già un po' anche staccato. E oh oh, è doppio. No! No, che sfortuna! E vabbè ragazzi, è doppio, troppo carino, ma che sfortuna, va bene. Sono un po' demoralizzata e purtroppo non mi ricordavo il codice di quello che avevo preso. E se vedete in ogni ball c'è il numero e questo è il numero 1, quindi devo assolutamente segnarmeli in modo tale da evitare insomma queste situazioni, insomma, perché non è molto piacevole trovare i doppioni. E niente, allora quindi questo lo venderò perché insomma averlo doppio non mi sembra molto divertente, quindi questo lo intanto lo spostiamo qua in parte e mi devo segnare da qualche parte il numero, anzi guarda lo metto qua. Quindi questo è il numero 1. Ok.
andiamo ad aprire l'altro. E questo è il numero 18. Ok, allora, ma i pet quanti sono? Scusatemi. Ah, 18, sembrano di meno. 4, 7, 8, 9, 3, 6, ah no no, sono 9, 18, sì. Ok, va bene. Allora, andiamo ad aprire. Una ball rosa. Allora, quindi, number 18, lo tolgo subito. No, vabbè, lo tolgo dopo. E se no, perdo tempo a toglierlo, che non mi sembra il caso. Comunque, si sono tutti fluffy e sono super teneri, pucciosissimi, quindi li adoro. Sinceramente adoro anche queste ball, mi piacciono tanto. Ok, ah no ragazzi, già spoilerato. Ok, no ma che carino. Lui si chiama, eccolo qua, è Scratch. Allora vabbè ragazzi, lo vado a mettere subito, visto che ho spoilerato proprio immediatamente, neanche farlo apposta. Eccolo qua, lo metto, il numero 18, che non si attacca neanche bene, mannaggia. Vabbè, ci metterò un po' di colla e vabbè, andiamo a scoprirlo. Allora, oh, è il barattolo di gelato, ragazzi, cioè minuscolo, che neanche riesce a metterlo a fuoco fra poco, è talmente minuscolo. Eccolo qua, che carino. Opa. Poi un panino, un hamburger, no? Che bello! Che carino, no? Io adoro questa serie, cioè mi piace veramente tanto. Non so se l'avevate capito. Questa è un'altra parete della casa, la cucina. Qui c'è la base. Qui le patatine, guardate le french fries, e poi ecco, c'è ancora qualcosa qui e un'altra coppetta di gelato, cioè wow, ma quanti accessori ci sono. Allora, a questo punto vediamo, abbiamo qua il pavimento un po' sporco e qui ci sono tantissime caramelle, cheese ball, quindi patatine, delle caramelle a forma di osso. E questo va messo così. Tac e tac. Ma scusa, queste stanno quindi così? Cioè, per terra? Ma sul serio? Eh sì, non ci sono altri... Ah, ah boh. Sono rimasta male, ragazzi. E... eccolo qua, ma ciao, ma tesoro, ma guardate che carino che è, è super fluffy, è troppo puccioso, cioè a parte che non assomiglia proprio per niente, vero? Dovevano fargli un pochino, cioè un pochino più in qua. Guardate la codina. No vabbè. Sì, mi fa un po'... cioè, tutto messo buttato per terra. Non fa un certo che. Sì, non c'è altro. No, no, non c'è altro. Boh. E vabbè, ragazzi. Quindi sono questi due. Vabbè, vi faccio vedere quello che ho. Il mio. Quello qui. E questi sono i due personaggini che ho. Quindi alla fine rimango ancora a quota 2. L'uno... ah, proprio... la, come si dice, l'alfa e l'omega, l'1 e il 18, cioè proprio l'inizio e la fine. Ottimo, direi. Magari si attaccano anche, aspettate che vedo. Allora, in teoria nelle istruzioni, che è un papiro ovviamente enorme, eccolo qua, dovrebbe esserci, no, 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 perché l'1
da una parte, ovviamente il 18 è dall'altra, quindi no, ragazzi, quindi no. E niente, cosa ne pensate di questa serie? Vi piace? Ne avete già acquistati? E l'avete trovata in qualche negozio? Se sì, scrivetemelo giù nei commenti. Niente, allora, quindi per questo video è tutto. Io spero che comunque vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Vi faccio uno zoom su queste tesoretti. Guardate che carini che sono, cioè veramente, io li adoro. E vi giuro, sono rimasta un po' delusa dal fatto che ci sono così tanti bidi accessori, ma effettivamente non c'è un posto dove metterli, quindi mi aspettavo di trovare un posticino dove quantomeno appoggiarli, come minimo. Bene, e niente ragazzi, quindi per questo video è tutto, io spero che comunque vi siate divertiti, che vi abbia fatto un po' di compagnia, e niente, vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo al prossimo video, bye bye!